Buonasera. Allora, diamo inizio al consiglio. Parola al segretario comunale per la verifica del numero legale dei consiglieri. Prego. Buonasera, Antonioli. Antonioli. Boccia. Caponi. Chittò. Cremonesi. De Noia. Di Stefano. Feltrin. Franciosi. Gianvecchio. La Miranda. Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante. Sta arrivando. Torraco, Tremolada, Vavassori. Vino. Risultano 17 consiglieri presenti e 8 assenti. Dichiaro formalmente aperta la seduta. Risultano essendo giustificati la consigliera Pietra e la consigliera Landucci. Come prassi, tre scrutatori, Torraco, Sbardella, Lanzoni. Grazie. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Prima di passare alla prima delibera, il consigliere Cremonesi, che è in ritardo, arriverà tra poco, ha formalizzato la sua uscita dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e non aderendo a nessun gruppo già costituito, entra a far parte del gruppo misto.
al consigliere Cremonesi gli auguriamo un buon lavoro. Proseguiamo con la prima delibera, contro deduzioni alle osservazioni, approvazione della variante al programma integrato di intervento per l'ambito Campari. La parola al relatore di commissione, consigliere Tremolata, prego. Grazie Presidente. Durante la commissione, molto breve in verità, ci è stato spiegato, come già sapevamo, che avendo adottato questo provvedimento e non essendo state però presentate osservazioni nel periodo previsto dalla legge, in realtà l'oggetto da controdeduzione alle osservazioni e approvazioni questa sera diventa praticamente solo approvazione della variante al PI dell'intervento per l'ambito Campari, quindi nella stessa identica forma nella quale era stata precedentemente adottata da questo Consiglio. Tutto qui, grazie. Su questa delibera sono aperti gli interventi, prego. Sì. Non vedo prenotazione, presumo che nessuno vuole intervenire, per cui procediamo direttamente con la dichiarazione di voto. Iniziando col gruppo Giovani Sestiense, consigliere Paolo Vino, prego. Grazie Presidente, il nostro gruppo è favorevole. Grazie al gruppo Federazione della Sinistra e consigliere Feltrin. Grazie Presidente, ribadisco il voto favorevole già espresso nel precedente Consiglio Comunale. Grazie, Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie Presidente, buona serata a tutti, il nostro voto sarà favorevole. Una cosa sola se mi è consentito. In seconda pagina, l'ultimo capoverso prima di contenuti, vi è scritto che facendo seguito all'ordine del giorno del consigliere Nossa, sì è vero, era mio, però se non l'avessimo approvato tutti quanti non sarebbe passato, quindi è mio solo per nome, ma di fatto è di tutto il consiglio, mi piaceva essere più corretto, grazie. Grazie consigliere Nossa anche per la precisazione, andiamo avanti con Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, confermiamo il nostro voto contrario. Grazie consigliere, non vedo il consigliere La Miranda, il consigliere Stefano. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è di astensione. Grazie, Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Sesto nel cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente, come l'altra volta il nostro voto è di astensione. Come Partito Democratico, prego. Grazie Presidente, anche noi come l'altra volta per le stesse motivazioni avremo un voto favorevole a questo. Grazie. Allora regia, mettiamo in votazione l'approvazione della variante al programma integrato di intervento per l'ambito Campari. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari 1, astenuti 3, favorevoli 13. Il Consiglio approva. Vediamo la previsione della torta, grazie regia.
Procedevo con la seconda votazione per immediata eseguibilità. Prego, andiamo avanti. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 15, contrari 1, astenuti 3, favorevoli 10. E la dichiarazione del sindaco non ha fatto in tempo a votare. Prego. Grazie Presidente, favorevole. A seguire. Favorevole. Tremolada favorevole. Andiamo a 13 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. Il consiglio approva, grazie. Proseguiamo con la seconda delibera della proposta di Project Finance ai sensi ed effetti dell'articolo 183,15 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 per la riqualificazione e gestione del Palasesto Palazzo dei Ghiacci. La parola alla relatrice di commissione, nonché presidente della prima commissione, consigliere Antonioli. Prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Si sono riunite le due commissioni, la prima e la terza commissione, per discutere di questa, per la presentazione di questa delibera. Presenti, oltre ai commissari, l'assessore Rivolta, ingegner Zuccoli, dottor Martini e geometra Perazzi. Il Palasesto è stato riqualificato negli anni 90, oggi ha bisogno di essere ristrutturato sia all'interno che all'esterno. L'impianto del Palasesto, destinato a Palazzo del Ghiaccio, a seguito della riqualificazione, come detto, avvenuta negli anni 90, è dedicato agli sport su ghiaccio, quelli praticabili sono l'hockey, il pattinaggio artistico sincronizzato, lo sport, track, curling, e lo stock. Nelle palestre possono essere praticati il fitness, le arti marziali, judo, karate, tai chi, la danza, il bodybuilding e il kickboxing. C'è la possibilità di fare arrampicata ed altre attività sportive. La struttura può ospitare circa 3.100 posti a sedere e 1.500 posti sul parterre attrezzato. Come ho detto, la struttura è molto frequentata e ci sono diverse società sportive. I Diavoli Rossoneri sono la squadra di hockey che da anni si allena al Palasesto. Le società che presentano il project financing sono due: Hockey Club Diavoli Rossoneri e impresa Proedil SRL. I documenti presentati sono diversi. Io ve li leggo perché dal momento che c'è una presentazione lunga, e sono la dichiarazione delle spese sostenute per la presentazione della proposta, atto costitutivo del raggiungimento temporaneo di impresa, HCDR SSD mandataria, specificazione del servizio della gestione, relazione illustrativa, relazione sulla sicurezza, relazione paesaggistica, relazione acustica, relazione rischi bellici, relazione archeologica, computo metrico, studio di fattibilità e tutte le varie tavole con le illustrazioni di come viene fatto il progetto. Il progetto di PEF e la bozza di convenzione. Il valore dell'operazione è di circa 2.600.000, quasi 3 milioni di euro, il tutto in 30 anni. La finalità dell'intervento è quella di poter costruire, nell'interesse della collettività, a rinnovare in maniera significativa il più importante impianto sportivo cittadino.
Per la ristrutturazione esterna si parla di coimbentazione pareti, nuovo colore, sul tetto verranno poste dei cavi che in caso di neve verranno riscaldati per far sciogliere la neve. Ci sarà una struttura per ricovero dei macchinari per la manutenzione della pista di ghiaccio, per la lamatura e rigenerazione del ghiaccio. Ci sarà una nuova struttura per un nuovo bar, quello esistente è troppo piccolo, che darà la possibilità di poter vedere anche le partite, cosa che in questo momento non è fattibile dal momento che il bar è piccolino ed è messo piano terra in un posto molto, molto isolato. Ci sarà una nuova struttura, nella ristrutturazione ci sarà l'efficientamento energetico, molto importante come illustrato in delibera, durante la commissione è stato detto che finito l'intervento può rientrare nel PAES. È prevista l'installazione di nuovi compressori per quanto riguarda il centrale del raffreddamento. Ci saranno interventi di riqualificazione anche in tutte le palestre che sono all'interno del palazzetto. Con questa ristrutturazione il palasesto sarà più indicato ad ospitare manifestazioni internazionali. Il palazzetto dopo la ristrutturazione avrà un inquadramento metropolitano, tenendo presente che ci sono in Lombardia due strutture a livello del palasesto, il Filoforum e Agorà. È prevista sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. Una volta approvata la delibera in consiglio, ci sarà il bando di gara. Nella delibera sono state inserite orari e tariffe dei vari servizi e gestione. Il palazzetto, oltre alle attività sportive, permette attività culturali, religiose e anche di intrattenimento. Per quanto riguarda le vicende gestionali, al Comune risulta credito di 72.950,78 euro, che è già stato tutto pagato in diverse scadenze. Rimane aperta la cifra di 114.838,67 in applicazione della clausola di arbitrato disciplinata dall'articolo 11. Durante la commissione sono state fatte varie domande. Se le società sportive restano tutte e se il palazzetto chiuderà durante i lavori, è stato risposto che il palazzetto non chiuderà, verrà messo in sicurezza e le attività continueranno normalmente. Se ci sono stati altri soggetti interessati, no, non ce ne sono. Domanda sulla resistenza della struttura. La struttura è in cemento armato ed esiste un collaudo e vale quello. Per quanto riguarda domande sull'arbitrato, è stato risposto che il collegio arbitrale è stato formato e devono trovarsi al più presto. Per quanto riguarda le associazioni che sono all'interno del palasesto in questo momento, resteranno tutte. Quindi poi dopo ci sarà tutto il percorso da fare per quanto riguarda il nuovo bando, però in questo momento rimane tutto e il palasesto rimane aperto. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. E per conto dell'amministrazione ci relaziona il vice sindaco Rivolta. Prego. Grazie, buonasera Presidente. Parto dalla coda della relazione della consigliera Antonioli per comunicare a tutti che nel frattempo è arrivata la formalizzazione del collegio arbitrale e l'accettazione da parte di tutti i soggetti della composizione del collegio arbitrale. Vengo invece al merito della delibera di questa sera e all'oggetto di cui noi discutiamo questa sera, cioè la riqualificazione e il rilancio del palazzetto del ghiaccio. Voglio innanzitutto inquadrare questa struttura sportiva di grandi dimensioni in un territorio che non è semplicemente quello di Sesto San Giovanni. Cioè, in questo caso noi siamo in presenza di un impianto sportivo di dimensione metropolitana. Che cosa significa? Significa che l'area di azione o comunque la capacità di attrarre atleti e frequentatori di questa struttura va al di fuori dei confini della nostra città.
per definizione si definisce un impianto di interesse metropolitano, un impianto i cui frequentatori, sportivi o non sportivi, provengano da un'area normalmente raggiungibile con 20-25 minuti di macchina. Questo significa che l'area interessata da questo impianto sportivo è un'area che riguarda la città di Milano in maniera sufficientemente abbondante, ma anche tutto il nord di tutto il nord Milano. Per intenderci, scusatemi la battuta, questo è un impianto di dimensione metropolitana e, come è stato detto, soltanto altri due impianti sono presenti in provincia di Milano e uno tra l'altro sembra che andrà a cessare la propria attività. Questo è un impianto che le altre città, che i comuni limitrofi, non hanno. È un impianto di dimensioni e di capacità di attrazione veramente significativo. Questo ha un significato anche in termini economici, non semplicemente, come dire, perché dà lustro alla città con le proprie manifestazioni. Ad oggi il Palasesto è la struttura che ospita le manifestazioni internazionali sportivi più importanti della nostra città. Valga per tutte lo Spring Cup, manifestazione capace di attrarre fino a 1000 atleti che provengono da tutto il mondo e capace quindi anche di attrarre poi sportivi di Milano e sportivi di tutto il nord Milano. È sicuramente importante anche una valenza economica, non solo per chi gestisce l'impianto sportivo, ma anche per la città, perché atleti che vengono da tutto il mondo, manifestazioni internazionali, hanno un ritorno economico sulla città abbastanza significativo. Il progetto presentato ha, come dire, la funzione e l'obiettivo fondamentale di riqualificare, in termini soprattutto energetici, un impianto che, come sappiamo, non nasce come impianto del ghiaccio. Il palazzetto dello sport di Sesto San Giovanni nasce per la pratica degli sport cosiddetti della palla, insomma pallavolo o pallacanestro. Viene riconvertito negli anni 90 a palazzetto del ghiaccio con la costruzione di due piste, una superiore e una inferiore di minori dimensioni, ed è stata da questo punto di vista sicuramente una scelta significativa e importante che ha permesso a quel palazzetto costruito per un'altra pratica sportiva, e questo in una certa misura pesa anche sulla gestione dell'impianto, ma che comunque ha dato una nuova vita a quell'impianto. Considerate per esempio che semplicemente i posti in tribuna sono circa 3.000 posti, e quando invece viene ricoperto con le coperture la pista di pattinaggio, o in stagioni in cui non avvenga il pattinaggio, semplicemente utilizzato per altri tipi di eventi, si può arrivare a una capienza di quasi 4.500 persone. Questo è sicuramente un vantaggio per la costruzione, lo svolgimento di manifestazioni di altro tipo, non è invece in linea con impianti sportivi del ghiaccio che normalmente hanno una dimensione di spalti e di pubblico differente, più ridotta. La necessità di riqualificare questo impianto in parte nasce proprio dall'idea, dalla costruzione di un impianto non adibito alla pratica sportiva del ghiaccio, ma adibito ad altro. Nel frattempo, tra l'altro, come è ovvio, essendo il palasesto una struttura energivora, cioè la produzione del ghiaccio è una di quelle cose che consuma grandi quantità di energie, il ghiaccio viene ottenuto con delle tecnologie che nel corso degli ultimi 15-20 anni hanno fatto balzi in avanti significativi in termini di capacità di risparmio e di capacità anche di contenere la dispersione. Questo è un dato importante perché un impianto sportivo del ghiaccio, ma in genere gli impianti sportivi, una cosa che ho già ripetuto in occasione di tutte le presentazioni dei molti progetti di riqualificazione degli impianti, i costi energetici di una struttura sportiva sono fondamentali per il bilancio di una gestione.
nel caso di produzione di ghiaccio sono ancora più significativi e rischiano di pesare in maniera significativa. Quindi le operazioni che si andranno a fare sono fondamentalmente di due caratteri: una operazione di riqualificazione, di abbellimento della facciata, che oggettivamente così com'è non è che sia particolarmente attraente, un'operazione di coibentazione di tutti i muri perimetrali dell'impianto sportivo, e quindi una capacità di contenimento termico o di limitazione della dispersione, e tutta un'operazione invece sulle macchine, torri evaporative, compressori, sono termini che ho imparato in queste settimane, ma che onestamente cominciano a dirmi qualcosa, ma insomma, che sono quelle che servono a produrre il ghiaccio e quindi a produrre l'elemento più importante in un palazzetto del ghiaccio. Poi invece ci sono delle operazioni che riguardano la struttura, il corpo di fabbrica di questo impianto, nel senso che voi ricorderete che circa 3 anni fa in Consiglio Comunale noi votammo una variante alle norme tecniche di attuazione, insomma alle normative urbanistiche, che consentiva di completare il reddito degli impianti sportivi inserendo delle strutture che avessero una complementarietà, quindi ristoranti, negozi e via dicendo, cosa che prima era possibile fare in minima dimensione. E quindi la costruzione di un corpo di fabbrica in fronte al palazzetto, sollevata rispetto all'entrata, con la costruzione di un ristorante, di un bar, di un luogo dove le famiglie o semplicemente i visitatori possono assistere alle gare, al pattinaggio, agli allenamenti dei figli, a tutto quello che avviene all'interno del palazzetto, però trovandosi in un luogo riscaldato e potendo anche usufruire di un servizio bar, ristorazione. E questa è una parte significativa dell'intervento. Più sul lato destro, diciamo guardando nord, cioè tra la ferrovia e l'impianto del palazzetto, la costruzione di un corpo di fabbrica di dimensioni piuttosto ridotte, ma che serve al ricovero dei macchinari e di tutte le strumentazioni che invece servono a rendere il palazzetto del ghiaccio in alcune situazioni, anche durante la stagione del ghiaccio, utilizzabile per altri eventi. Quindi un lavoro è un investimento significativo, un investimento che in una prima fase, nei primi 3 anni, comporterà una cifra di quasi 2 milioni, una cifra superiore ai 2 milioni e 600 mila euro, tutti dell'operatore privato, e una serie di investimenti distribuiti invece nell'arco temporale dei 30 anni per un altro 1.350.000. Insomma, insieme arriviamo a un'operazione di 4 milioni di euro di riqualificazione dell'impianto sportivo ad opera del soggetto proponente del project financing. Quindi un'operazione importante, di grandi dimensioni, di grandi quantità economiche, che mai e poi mai un'amministrazione comunale sarebbe stato in grado e capace di affrontare, non solo per la fase delicata dei bilanci degli enti, ma credo che mai più un comune sarà in grado e capace di affrontare, insomma, se non tramite il coinvolgimento di soggetti privati. Io credo che il palazzetto sia una struttura che ha una capacità di attrarre società sportive, mi sembra che siano tra le 16 e le 17, la consigliera Antonioli nella sua relazione citava le diverse tipologie di sport, non sono semplicemente legate al ghiaccio, perché lungo il perimetro esterno del palazzetto, all'interno del palazzetto, nei vani o nei luoghi che le strutture, le tribune avevano lasciate libere nel corso degli anni, sono state costruite delle palestre e degli altri luoghi in cui si può praticare diversi sport, fino alla palestra esterna di arrampicata che sta sul lato della ferrovia. Quindi 17 società, centinaia di atleti, molti atleti che vengono da fuori Milano, che quindi usufruiscono della nostra struttura sportiva, una struttura capace di portare manifestazioni internazionali, un'operazione economica di grande peso, una riqualificazione necessaria, perché altrimenti noi non saremmo in grado di riaprire il palazzetto con le semplici energie e risorse economiche dell'amministrazione comunale,
un'operazione che da qui ai prossimi 30 anni sgraverà l'amministrazione comunale di tutte le spese ordinarie e straordinarie, ma con una limitazione che i consiglieri comunali hanno avuto modo di ascoltare dalla voce dei tecnici durante la presentazione, rispetto a invece a quello che è la parte più legata alla struttura, come dire, di cemento e di travi lamellari che compongono il proprio tetto. Io credo che questo sia un intervento importante e significativo, che completa una serie di interventi che questa amministrazione ha fatto in questi anni, coinvolgendo risorse dei privati su impianti comunali, mantenendo comunque un servizio di attività sportive, così come in questo caso, così come le abbiamo conosciute fino ad oggi, con lo stesso range di sport praticati e con la stessa fruibilità da parte di tutti i cittadini. Niente, io credo per ora di poter concludere qui la mia illustrazione. Mi sento di dire che è stato fatto un lavoro molto, molto corposo. Voglio ringraziare chi ha lavorato a questo progetto, che sono innanzitutto i funzionari, il dirigente dell'ufficio del settore demanio sport, ma anche delle competenze tecniche degli uffici legali dell'amministrazione comunale. È stato un lavoro che ci ha messo alla prova, e con una corposità significativa dell'intervento, e che ci permette di guardare al futuro di questo impianto con maggiore serenità rispetto invece ad altri luoghi in regione Lombardia, ma anche in provincia di Milano, che rischiano di chiudere per la difficoltà di gestione. Questo rinnovamento dell'impianto permetterà di prolungare la stagione, altro dato importante, di almeno un paio di mesi, permettendo quindi la pratica di tutti gli sport legati al ghiaccio anche in stagioni meno storicamente collegate a quelle del ghiaccio, ma aprendosi per esempio a una serie di camp, di situazioni di studio e allenamento del ghiaccio in epoca estiva, cosa che fino adesso per esempio i nostri atleti dovevano andare a fare in altre situazioni fuori dalla Lombardia, o a volte in alcuni casi anche fuori dal confine italiano. È un'operazione appunto di grandi dimensioni, di grandi quantità. È un'operazione, credo, di cui tutta la macchina comunale, tutta l'amministrazione, se questa sera verrà approvata, di cui bisogna essere orgogliosi, perché appunto altri impianti di queste dimensioni nello stesso periodo vedono bandi deserti o vedono grandissima difficoltà di arrivare al proprio compimento. Grazie. Grazie al Vice Sindaco Rivolta, e apriamo la fase della discussione. Invito i consiglieri a prenotarsi per intervenire. Grazie. Non vedo prenotazioni.
chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, prego. Buonasera a tutti. La delibera in discussione per cui si chiede l'approvazione questa sera riguarda, come già esposto, la proposta per la riqualificazione e gestione del Palasesto, il cosiddetto Palazzo del Ghiaccio. La proposta è stata presentata dallo stesso concessionario uscente, la società Hockey Club Diavoli Rossoneri, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Proedile SRL. Si chiede l'approvazione del Consiglio Comunale per la sussistenza dell'interesse pubblico, ma l'interesse pubblico avviene quando la gestione commerciale non è prevalente. Nella proposta c'è un gruppo che investe e il piano di investimenti deve essere sostenibile per l'investitore, ma ci deve essere anche un equilibrio con le altre esigenze pubbliche. Il progetto deve avere una durata che permetta il rientro dell'investimento. Il piano di ammortamento dell'investimento è legato alla vita tecnica della struttura e questo progetto, della durata di ben 30 anni, presenta le variabili del lunghissimo periodo. Qui si sta deliberando per una gestione trentennale, quando di fatto si è a fine mandato della consigliatura. Sarebbe stato opportuno in questi 5 anni, e considerando la potenzialità della struttura, avviare un'indagine di mercato per la ricerca pubblica del proponente. Ci possono essere delle opportunità che vanno cercate e trovate. Invece si è scelta una strada diversa. Sollecitare il mercato per verificare se c'è interesse nei nostri impianti sportivi, ma non solo di quelli sportivi, dovrebbe essere la buona pratica di un'amministrazione avveduta. Inoltre, non tutte le strutture hanno bisogno di un project financing. I percorsi vanno costruiti in base alla specifica struttura. Questo è lo sforzo di elaborazione che deve fare un'amministrazione. Aggiungo un'altra considerazione. In questi 5 anni sarebbe stato giusto valutare la possibilità di utilizzare le acque di prima falda e non l'acqua potabile per abbassare i costi. Questa ipotesi prevedeva una programmazione in quanto l'utilizzo è subordinata all'autorizzazione della città metropolitana. Ma va da sé che un'amministrazione senza strategia e programmazione non è in grado di fare bene e si affretta a fare comunque delle cose a fine mandato pur di far vedere che si è fatto qualcosa. I costi poi sono lievitati. Le tariffe del 2016 per l'ingresso adulti in pista erano 6,5 euro più 2 euro di noleggio, uguale 8,5 euro per persona. Nella nuova convenzione sono 8 più 3,5, quindi 11,5 euro, una maggiorazione del 38%. I bambini sotto i 12 anni hanno sì uno sconto del 25%, pagheranno 8,6 euro, ma prima pagavano 5 euro, quindi l'aumento è del 72%. Se questi aumenti saranno applicati anche alle ore date alle società sportive, il costo delle famiglie diventa esagerato. Inoltre, nel progetto non sono presenti agevolazioni o sconti per le onlus o per le associazioni benefiche o di volontariato, e neppure per gli anziani che utilizzeranno le palestre. Inoltre, nel progetto non è prevista alcuna tutela per le associazioni che già svolgono la loro attività nel Palasesto. Occorre invece garantire la continuità sportiva agli atleti e più in generale occorre tutelare le associazioni del territorio sestese. Nel progetto non è contemplato l'utilizzo degli spazi direzionali di segreteria. Non è previsto il diritto per l'amministrazione di programmare eventi a fine settimana. Gli emendamenti che ho preparato da inserire nella delibera sono tesi a realizzare la partecipazione dell'utenza popolare alla pratica sportiva e ai servizi offerti. Sono poi tesi a tutelare la società, le società che già fruiscono del Palasesto. Vogliamo andare quindi incontro alle esigenze degli studenti e delle associazioni sestesi che potrebbero usufruire del Palasesto.
L'altra preoccupazione è in merito all'arbitrato con l'attuale gestore. Una strada percorribile era quella di arrivare al bando con un accordo bonario con l'attuale gestore, magari garantendo anche un pagamento rateale. Invece si è scelta la strada dell'arbitrato. Si andrà a una gara con un gestore che utilizza gli impianti in presenza di un arbitrato. E se alla gara vincesse un altro? Che garanzie vi sono a che questo arbitrato non influisca la futura gestione? Nel bando va chiarito questo particolare, questo punto, per evitare che altre società che fossero interessate, che volessero partecipare alla gara, non l'abbandonino solo perché vedono questo aspetto che potrebbe essere un deterrente. Insomma, ci vuole anche una certa coerenza nelle procedure. Siamo quindi di fronte ad una delibera che dimostra ancora una volta dei processi inadeguati, soprattutto se pensiamo all'importanza e al valore della posta in gioco. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Non vedo più prenotazioni per intervenire, quindi consigliere Tremolato ha chiesto la parola, prego. Sì, grazie Presidente. Il fatto che il Palasesto abbia necessità di un intervento è sotto gli occhi, credo, di tutti i cittadini. La proposta che è arrivata in Commissione, che abbiamo ben analizzato, credo che dia una risposta che non sto a ripetere nella sua complessità, molto valida sia per la città di Sesto sia per tutta l'Interland, perché come spiegava l'assessore è un impianto di valenza che va al di là dei confini di Sesto. Mi soffermo solamente su alcuni aspetti per sottolinearli, perché ce ne sarebbero tantissimi, anche per non ripetermi rispetto agli interventi della relazione della Commissione e dell'assessore. Mi soffermo sul fatto che ancora una volta viene utilizzato uno strumento che è quello del project, che permette all'amministrazione comunale di rivitalizzare un impianto sportivo senza far fronte immediatamente con un ingente investimento, quindi facendo leva su risorse private, e cosa secondo me ancora più importante, lasciando al privato l'iniziativa di rendere sostenibile questo palazzetto per il futuro, per i prossimi anni. Cosa molto importante, perché cambia un po' la prospettiva, lascia appunto, come dicevo, a chi già gestisce o a chi si vuole proporre per gestire, si vorrà proporre per gestire questo palazzetto, l'onere di studiare tutti gli accorgimenti possibili per rendere sostenibile questo tipo di struttura, che dai conti che abbiamo visto effettivamente è stata ed è un'impresa parecchio ardua. Quindi in questi casi credo che il project sia uno strumento utilissimo per rivitalizzare questo tipo di impianti. Un altro aspetto che volevo sottolineare è già citato dall'assessore, il fatto che decidemmo qualche tempo fa di inserire nel PGT questa possibilità di aprire all'interno di impianti sportivi delle attività che non sono strettamente legate all'impianto sportivo, quindi
nella fattispecie dei posti di ristoro. Questo è importante e noto con piacere che questa opportunità è stata colta perché migliora la sostenibilità economica dell'impianto, oltre che a dare un servizio alle persone che frequentano l'impianto. Quindi vuol dire che ci avevamo visto bene allora quando abbiamo inserito questo tipo di norma. Rispetto a quanto affermato dalla consigliera Titaferrante prima sull'arbitrato, chiedeva, poi magari non so se risponderà anche l'assessore, se l'arbitrato, in che modo l'arbitrato, che ci sia un arbitrato, ponga delle remore a chi deve partecipare a questo project. Le due cose, per come l'ho capito io, sono completamente separate. L'arbitrato chiude una vicenda del passato che è già chiusa per altri aspetti, come abbiamo visto sia nella relazione sia in commissione. L'ultima appendice è questa, e quindi il soggetto che va all'arbitrato con il comune è il gestore attuale. Dopodiché la proposta che andiamo a votare questa sera andrà a bando, e quindi da lì si aprirà un nuovo capitolo. Chi vincerà quella nuova gara, quel nuovo bando, non avrà pendenze del passato alle spalle. È proprio quello che anche noi consiglieri di maggioranza abbiamo voluto capire bene in commissione. Il passato, si chiude il capitolo del passato, quando il lodo arriverà, verrà pronunciato, sarà una questione tra il comune e il vecchio gestore. Invece il bando sarà una questione tra il nuovo gestore che vincerà il bando, che potrebbe essere parzialmente quello vecchio oppure un nuovo soggetto, e il comune. In questo senso credo che si sia fatta chiarezza sul fatto di come stanno le cose per quanto riguarda il lodo. Basta, mi fermo qua, grazie. Grazie al consigliere Tremolata. Prego, consigliere Tremolata. Non so se consideriamo conclusa la discussione, però magari poi se possiamo sospendere quando finisce la discussione, perché si sono stati presentati diversi ordini del giorno, quindi se ci dà il tempo di guardarli un attimo. Quando finisce la discussione ci fermiamo un attimo, se è possibile. Penso che non ci sono problemi, anche perché sono in totale abbiamo 6 emendamenti e un ordine del giorno. Però io direi di completare la discussione generale sulla delibera. E quindi diamo la facoltà ancora all'amministrazione di rispondere, per fare la replica, e poi sospendiamo. Quindi, se non ci sono richieste per intervenire, ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Prego. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Una riflessione molto molto breve. Io penso che questo sia un altro tassello nel panorama dello sport sestese che si è andato rinnovando, insomma, in questi anni, e che va a definire con molta precisione, senza snaturare poi il progetto che esisteva già negli anni passati, va, diciamo, a definire una struttura che è molto complessa, che è molto grande, che è molto anche difficile da sostenere per un'amministrazione comunale, questo è già stato detto, perché è in grado di soddisfare esigenze che vanno ben oltre al di là dei confini di Sesto. Certo, 30 anni sono lunghi, però è anche vero che questa struttura viene affidata per 30 anni a fronte di investimenti importanti. Investimenti che vanno valutati sotto due ordini, sotto due tipologie. La prima è un investimento economico, e questo l'abbiamo visto, e quindi è chiaro a tutti. L'altro è un investimento sul territorio, un investimento di salvaguardia di quelle che sono le società sportive che già vi operano, e che io presumo, visto il progetto e la finalità a cui viene data, insomma, questa struttura, possano rimanere sul nostro territorio e continuare quindi a fare sport. Quindi parliamo anche di molti atleti della nostra città. Viene poi non sottovalutata una disciplina come il pattinaggio sul ghiaccio, che non ha molti altri spazi o ambiti nei quali svilupparsi, anche dare la possibilità a giovani di frequentare, insomma, questa disciplina che, ricordiamolo, a Sesto in particolare ha avuto anche un passato glorioso ed importante. Quindi
penso che sia significativa la delibera di questa sera, proprio perché va a mettere un altro punto fermo su queste strutture di cui la nostra città è molto ricca e che ad oggi, insomma, ci trova un po' in difficoltà per quello che riguarda il mantenimento, ma io oserei dire anche un rilancio più che un mantenimento. Il fatto anche che il progetto presentato sia stato disegnato da chi già gestiva questa struttura, poi non sapremo chiaramente se saranno questi soggetti a realizzarla, però dà una maggiore sicurezza. Perché? Perché vuol dire che questo disegno è stato fatto da chi conosce bene il territorio, conosce bene la struttura e quindi ha studiato anche in maniera approfondita quelli che sono i bisogni della nostra città, ma io oserei dire anche dei comuni limitrofi, se non addirittura, come si è già detto, dell'area metropolitana. Grazie. Grazie alla consigliera Teormina. Quindi non vedo richieste per intervenire. Darei la parola al vice sindaco per... No, non c'è. Allora, per la prima di trattare degli emendamenti, prego vice sindaco. Okay, se... Poi si trattano solo gli emendamenti. Prego. No. Scusate, non avevo acceso la... Volevo rispondere a un paio di cose che ha detto la consigliera Tita Ferrante. Allora, accordo bonario. Guardate, io vengo dal privato. Le trattative si fanno, come dire, anche quando c'è una contestazione e si chiudono in genere con accordi bonari, il più possibile, no? In realtà qui noi stiamo trattando una cosa che non è privata, è una questione che riguarda il pubblico, che riguarda dei soldi e delle risorse economiche che riguardano tutti i cittadini di Sesto. E quindi un accordo bonario potrebbe essere comunque interpretato come, questo sì, la chiusura di un contenzioso con un operatore per facilitare una nuova stagione, un'apertura di un nuovo capitolo. La scelta che è stata fatta dal dirigente è stata quella, in virtù di una discussione, di un contenzioso, di ricorrere a un giudice terzo per la definizione di un contenzioso. Credo che sia una scelta assolutamente legittima, anzi credo corretta, anche perché invece se si fosse ricorso a un altro accordo, come dire, molto più forte poteva essere la critica rispetto al fatto che si era fatta una scelta sbagliata. È nella natura delle cose pubbliche e delle risorse pubbliche il fatto che non si decide autonomamente di soldi che appartengono alla collettività, ma che si ricorre il più possibile a giudizi imparziali. E quindi da questo punto di vista l'accordo, l'arbitrato, che tra l'altro è previsto, come dire, nella concessione, è stato, come dire, lo strumento che si è scelto per definire questa vicenda, anche perché c'è stato un continuo confronto rispetto alle ragioni dell'amministrazione comunale e le ragioni dell'operatore che gestiva il palazzetto, e non si è trovato comunque un accordo che avesse il significato di essere una scelta indiscutibile. Per quanto riguarda il trascinarsi del contenzioso, no, non ci siamo, consigliera Tita Ferrante. Innanzitutto la società che partecipa e presenta il project è una società che non è quella del gestore, è quella del gestore in ATI con un altro soggetto. Dopodiché quella partita è stata cristallizzata in un arbitrato, proprio perché avrà un percorso diverso e non è assolutamente pensabile, in termini, come dire, di legge, di principio, che chi dovesse vincere, non essendo il proponente ma essendo un altro soggetto che parteciperà alla gara, si debba far carico di un debito o comunque di un giudizio
che riguarda un altro soggetto. Cioè, questa è proprio una roba che mi sembra abbastanza semplice da comprendere. Per quanto riguarda l'acqua di prima falda, quella non potabile per l'utilizzo del ghiaccio, questa è una cosa che noi a Sesto San Giovanni abbiamo già fatto. Il CAP ha dato la disponibilità anche per intervenire in altri impianti sportivi, ha dato la propria disponibilità per esempio rispetto allo stadio Breda, ma ovviamente è un'azione che deve, come dire, promuovere colui che si vedrà assegnato l'impianto per i prossimi 30 anni. E sarà assolutamente interesse dell'operatore, come dire, accedere a questa possibilità, perché quella cosa comporta un risparmio di tipo economico significativo e di tipo anche ambientale, perché non verrà più utilizzata l'acqua di prima falda, l'acqua potabile per fare del ghiaccio, ma verrà utilizzata dell'acqua di prima falda che non è potabile ma che può essere utilizzata per questi usi. Faccio un esempio. Un anno fa, quando abbiamo cominciato il percorso dello stadio Breda, ci si è posto lo stesso tema, ma ovviamente abbiamo aspettato, e oggi vi do comunicazione che è stato firmato il contratto di, per la Prosesto, per il tennis Breda, per i prossimi 30 anni anche in questo caso. Di questi operatori l'operazione è stata interrotta perché ovviamente in virtù di un cambio di gestione di un'assegnazione trentennale saranno questi operatori che promuoveranno questa azione. Cioè, con CAP abbiamo già una relazione precedentemente costituita rispetto all'utilizzo dell'acqua di prima falda e non dell'acqua potabile per gli impianti. Ma ovviamente ha più senso che questa operazione la faccia il soggetto che avrà la gestione per i prossimi 30 anni. Io non so se rispondere rispetto all'idea che oramai mi sono sentito ridire più volte negli ultimi 5-6 mesi, per cui progetti di questa dimensione andavano lasciati alla nuova amministrazione. Io credo che i cittadini avrebbero giudicato molto male se noi fossimo arrivati a settembre con una non soluzione di questo problema, anche perché siamo andati in proroga negli ultimi 2 anni rispetto alla gestione, proprio perché avevamo avviato un percorso di questo tipo. Credo che i cittadini ci giudichino per quello che facciamo, non perché scegliamo di non fare, perché rimandiamo le nostre scelte e le nostre decisioni. Vi assicuro, io lavorerò da assessore allo sport fino all'ultimo giorno, possibilmente cercando di completare il maggior numero possibile di operazioni. Ma questo comporta impegno, fatica e gran lavoro. La tentazione di lasciare a quelli che vengono dopo, e io sono convinto che noi amministreremo ancora la città, ma magari non sarò io l'assessore allo sport, delle partite difficili, non ce l'ho. Ho l'abitudine di risolvere tutte le cose che mi vengono assegnate come compito. E credo che questi 23-24 mesi abbiano visto un susseguirsi di molte operazioni, di un gran numero di operazioni. E in questo caso vorrei dire, siccome si è fatto anche riferimento alla possibilità di percorrere un'altra strada e non il project, non ci siamo. Una dimensione di investimento di questo tipo non si fa con un bando, perché una dimensione di 4 milioni di euro ha e necessita di competenze nella capacità di progettazione che sono, come dire, tipiche dei soggetti che queste strutture gestiscono. Altri soggetti difficilmente avrebbero potuto fare una progettazione di questo tipo. E l'aver, come dire, scelto come promotore il soggetto che gestisce il palasesto ha obbligato il soggetto che gestisce il palasesto a mettere alla luce del sole i propri conti, le proprie competenze, le proprie capacità gestionali. Un'operazione di questo tipo con un bando di gestione non sarebbe mai andata a segno.
non sarebbe mai andata a segno, perché sarebbe stata innanzitutto un'operazione difficile da gestire in termini di preparazione di un bando, perché io, che ho grandissima stima e rispetto e considerazione degli uffici che mi affiancano in questo lavoro, so che non possono esserci in un ufficio sportivo, in un settore sport e demanio, le competenze in grado di, come dire, costruire bandi su qualsiasi fattispecie di impianto sportivo. La dimostrazione invece che in altre situazioni si possono fare i bandi, e così abbiamo fatto, perché poi altrimenti, come dire, sembra semplicemente che noi abbiamo azionato il project financing per la soluzione delle nostre problemi. Non è così. Abbiamo fatto in alcuni casi il project financing, in altri casi il diritto di superficie, in altri abbiamo fatto il bando, in altri abbiamo fatto, come dire, siamo intervenuti in un project con una garanzia di altro tipo che si innestava su un percorso pubblico di ricerca di proposte. Credo che da questo punto di vista il ventaglio delle opzioni messe in campo per la soluzione dei problemi degli impianti sportivi se stessi sia stato ampio, anche perché credo che in genere non esista una soluzione che si adegua a qualsiasi tipo di struttura e a qualsiasi tipo di problema. Questo lo credo per in genere per tutte le cose che faccio. Per ogni situazione bisogna ricercare la soluzione più adeguata, lo strumento migliore e saperlo utilizzare al meglio. Consigliere Caponi, mi ha chiesto la parola perché la replica dell'amministrazione è prevista a conclusione del dibattito politico. Sì. Allora, accolgo la richiesta di sospensione per consentire a tutti i gruppi di esaminare con calma gli emendamenti presentati in corsa di seduta. Sì, credo che 20 minuti siano abbastanza sufficienti per... Sospendiamo il consiglio per 20 minuti, grazie.